botta. Quando volete la rifacciamo, se mi darei anch'io. Gente che... Nicola, te sei cagato tutto. 86-1 sesta. Azione! Insisto, prego. Non ci saranno più le bollette del gas e aggiungo, aboliremo anche quelle della luce e crepe l'avarizia. Ma si rende conto delle cose che dice? Ma sempre meglio delle cazzate che dici tu, vai, la legalità, e la partecipazione, la solidarietà, chi du cugliuna, va, sei di una noia mortale, De Santis. Fermi. Signori, l'ho trovato. Perfetto. Signori, io sono innocente. Quel Caino di De Santis ha tentato di castrarmi. Basta. Caino. Non è ugualmente questo, ma un pochino. Però più avanti. Questo è cinema, eh? Ah, mi tocca! Mi tocca! Ma da quelle parti il comunismo c'è sempre. Una volta ora si sta estinguendo, più che altro c'è più. Pilo a perde da dopo. Pilo da costa a costa, dall'alba al tramonto, Pilo a pranzo e cena. Vatinne, quello è importante. Va bene, perché non abbiamo girato? Ho capito, però mi scusi, il suo programma dov'è? Il programma? Quello è l'ultimo problema, piatta una pezzetta. E comunque ha quasi mente ragione. Questa lista è, come dire, è incerta e ci saranno delle scusate. Me l'ho dimentica, io questa me la dimentico. Eccetto alla grande forza di sintetizzare in una battuta un difetto o una caratteristica in maniera assolutamente sintetica e efficace. Abbiamo cercato di costruire intorno a questo personaggio tutto un film che avesse questa caratteristica, cioè di giocare sull'esasperazione per raccontare invece una cosa molto vera, molto quotidiana che incontriamo tutti i giorni per strada. Antonio riesce a parlare della realtà senza cadere nella cronaca, riesce a fare dei personaggi che, pur riverberando fortissimamente il momento storico del nostro paese, non sono delle imitazioni, sono delle caricature, delle esasperazioni. Guarda, questa è la lista di cose da fare oggi. E che du cogliuna però, va. Su, coraggio, l'ultimo sforzo. La negra, la negra, ti è giusto il chiudere sempre in negra. Quello che volevamo fare è denunciare un certo tipo di volgarità, di cattiveria, di cinismo che da ormai, da secoli, dalla notte dei tempi, insiste su questo paese. Vogliamo denunciare questo con la comicità, un po' perché da spettatore sono stanco di vedere e innalzare a idoli o a eroi certi tipi, certi personaggi malavitosi e non, con questi loro beni materiali, in questo loro fare, questo carattere, è troppo facile. Volevamo provare un tentativo con la comicità per focalizzare molto meglio l'attenzione e rendere ridicoli questi personaggi. C'è la croce rossa, c'è babbo. Chi c'è? Babbo Natale, c'è la croce rossa, c'è la croce rossa, c'è. Cazzo. Hanno proposto propostatamente di affidare a. Quando ho proposto di affidare a Pino. Di affidare a Pino. Un attimo prima. Prima c'è la prestazione sessuale, ricordatelo. Noi siamo pronti, eh? Allora, concentrate, sorriso, belle orgogliose. 83-1 seconda. Senza esagerare, ma vivi. Azione! Cari amici elettori e sdraiabilmente amiche elettrici di Marina di Sopra, mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. E ci rispondo io. Cazzo, io non ci avevo pensato, eh! Ma chi ci avete in la testa, eh? 4 kg d'anduia avete? Perché io mi ho spalmato un tuo petto, eh? Cazzo. Poi, sinceramente, non me lo ricordo più. Votate Cettone qualunque. Con le parole io avrei finito, ora facciamo parlare i fatti. Avanti. Votate Cettone qualunque, la politica. Bene.
non è successo niente. Si stava brancicando. Faccio un cazzo. Io! Meno alta, non spingere. Cioè, siamo lì. Guarda. Cazzo. Io! Questa. Il rapporto col figlio è molto importante in questo film. Quando lui dice al figlio, ti ho visto col casco, non va bene, io ho un nome in paese. C'è tutto il film in questo, c'è tutto il personaggio. Quando lui dice si comincia dando precedenza a un incrocio, poi finisce che ti prendono per ricchione. È spaventoso, ma c'è anche questo. E no, cazzo, io va bene tutto, ma io le tasse non le pago, sono un signore. Io ho un nome in paese, le tasse no. Certo, lei deve pagare le tasse. Ho detto no ed è no. Angola, pitamo. Attenzione, la qualunque, Lui cerca di trovare delle soluzioni sfruttando le strade più semplici, è tutto. E questa è ignoranza, no? Questo è anche malvagità, è volgarità, è sconfitta, se vogliamo. Troviamo una posizione fintamente elegante dove possiamo scattare questa foto. Immaginiamo una foto così, scusate, mi metto in mezzo. Immaginiamo, mettetemi le mani su qua, una cosa fintamente elegante, no? È presente quelle cose? E voi dovete avere il tono di quelle che vogliono fare, che sembrano vestite così, si sentono fighe di lusso, capito? Questa terra è un luogo della mente. C'era un fiume e ora non c'è niente. C'è uno scoglio che si è trasformato in pilastro di cemento armato, sotto il cielo che non ride mai, mi aspetterai cantando. Onda calabra, qualunque mente, se c'è chi non ci manca proprio niente. Onda calabra, spassatamente, se ti picchia ti consuma totalmente. Onda calabra, infattamente, se ti picchi non rimane quasi niente. Onda calabra, qualunque mente, se c'è filo non ci manca proprio niente. Questa terra è un luogo assai accogliente, io di tasse pago poco niente. Se ti senti un tipo esuberante, costruisci abusivamente. Sotto un cielo che non ride mai, mi aspetterai cantando. Onda calabra. Dai Gabriele, però usa, va bene che ti piace un pilo, però se entra a pensare un pilo, dai. Onda calabra, qualunque mente. Adesso Antonio, è come se facessi un discorso. Vai. Qualunque mente, nella misura in cui alla quale la faccio, faccio. Semplicemente se tu mi voti ti trovo il lavoro e ti sistemo. Se tu, e però fai la foto se lo so. Signori, faccio caricare la macchina, quindi se possiamo non avvicinarci più è meglio. Parla con Martino.